Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlogmas, sempre più eccitata, sempre più felice per il Natale. Tra l'altro oggi arriva la cucina, notizia fantastica, infatti devo assolutamente andare alla casa nuova là perché con Max dobbiamo svuotare insomma la cucina da tutte le cose, tutto quell'arrangiamento di fornellini e cose che avete visto nei video vlog, perché appunto ci vengono a montare la cucina. Oddio, che bello, non vedo l'ora di farvela vedere. Madonna, l'ho scelta con tanto amore, ovviamente shabby chic, non potevo non prendere una cucina shabby chic. Sono felicissima! Ragazze, non vedo l'ora, anche se sarà un casino, però voglio filmare tutto così la vedrete proprio in diretta e in anteprima assieme a me. Yeah! Finalmente la cucina, shabby chic. È arrivato il corriere, troppo bello. Allora, mi ha mandato sto paccone, praticamente Antos, che ci sono, vabbè, le ultime novità, troppo troppo felice. Guardate che carina sta confezione natalizia. Troppo troppo contenta che finalmente hanno fatto le etichette belle e che vi ricordate in qualche recensione io dicevo le etichette sono sfigate, si cancellano. Guardate adesso come sono belle queste etichette. Yeee, quanto è bello quando le aziende ascoltano quello che uno dice e si migliorano. Quindi queste etichette sono adesso, come si dice, insomma, quelle plastificate. Poi questo è un bagno doccia natalizio, lemongrass, vedo l'ora di provarlo. E poi tante tante di queste candele. Candele da massaggio, una l'ho aperta e questa è energetica, agli oli essenziali di zenzero e basilico e sono praticamente candele che si accendono e poi si fa il massaggio. Evidentemente avranno visto il mio video vlogmas del massaggio. Poi questa che io adoro troppo, questa è una crema antirughe, fantastica, è una delle mie preferite in assoluto, adoro, adoro, adoro. E poi c'è anche una bottiglia di vino rosso artigianale. Yeee, meraviglia delle meraviglie! Troppo belle queste candele. Adesso penso che queste qua qualcuna la regalerò a voi. Sapete che mi piace condividere con voi le cose che ricevo. Quindi faccio un giveaway a volo su Instagram con qualcuna di queste candele e anche qualche altra cosa. Quindi seguitemi su Instagram. Buongiorno amorini, mamma mia amorini, buongiorno, ciao Monica. Ciao Cookie, mi abbiamo tolto il collarino, però la fascetta ancora. Amori, Cosa mangio? No, vabbè, l'ordine di questo cassetto è qualcosa di spettacolare, no, veramente. Non si capisce un tubo. Questo è buonissimo, sembra tipo il ciocotè, liquirizia, cannella e cacao, buono buono buono. E questo è fantastico, cioccolato con fave di cacao, oddio come morire. E questo è la mia morte, yogurt alla stracciatella, oddio, adoro troppo. Ehi, che fai tu? Giochi con il tuo giochino? Sì, questo è il suo divanetto. I miei cani hanno divanetti, sedioline fatte apposta per loro e sparsi per tutta la casa. Adesso facciamo i panchettini di Natale. Vieni qua, già picchia. Guardate, ci sono già qualche pacco. C'è già qualche pacco qua. No, ma poi io devo far vedere questo pacco. Questo è troppo bello. C'è praticamente sul divano, guardate, sta stu creaturo praticamente. Uno seduto sul divano. Ma chi è? Un uomo praticamente. Che un'altra volta mi sono spaventata, no? Praticamente ho visto a questo su, ho questo, venendo di là ho visto questa figura sul divano. Ho detto, ma chi è sto? Qualcuno si è sdraiato così sul divano. È una sorpresa. Poi sono andata vicino, sta scritto, è una carta, ha scritto casa, qualcosa casa. E ho capito che è un regalo per me. Infatti stanotte penso che lo aprirò, non ce la faccio, lo devo Ti dico aprire. una cosa di Carlita, ogni Natale devo combattere perché dal 23 inizia che vuole aprire i regali di Natale. E I regali infatti si aprono il 24 oggi a mezzanotte.
oggi le dobbiamo ma aprire. Sì, io ma veramente le io io le dobbiamo apriamoli ancora prima di incartare. Questo libro abbiamo fatto tutti i regali economici però sentiti di valore, più che spendere tanti soldi. Io non Nancy, abbiamo perché comunque fare... nostra mamma ha una grande passione della lettura, legge sempre. Abbiamo comprato questo libro e quindi ho scelto questo. E poi io invece ho scelto questa azienda. Azienda pensa positivo, mi piaceva troppo. Con gli anelli praticamente ogni pagina, ogni data c'è scritta una frase. Ad esempio, tu apri a caso, Nancy, apro una frase. Ah, aspetta, non ti dico il numero. No, a caso, oh, non ci sono i numeri. Non sono i numeri. Io apro una pagina e questa okay. È dedicata a te. Vediamo cosa esce. Niente, aspetta, è bianco. Aspetta. Ah, però guarda, qua c'è il prezzo, lo devo togliere. No. Il prezzo sì, lo devi togliere. Apro per Nancy. Le parole gentili possono essere brevi e facili, Nancy, da pronunciare, ma la loro eco è senza fine. Vuole dire che tu sei. Invece questo è per me. Avrò una a caso per la me. La scemità. Guardatevi dalla sterilità di una vita piena di impegni. Wow, per te questa. Questa è proprio mia. Troppi impegni, sei sterile. Troppi impegni, sono sterile. Ma io amo quello che faccio. Dai, non sono questi regali. Va bene, allora. Questo più carta questo, invece carto questo di Max. Max, se gli ho preso sta felpa. Ma non glielo dire, voi lo vede. No, intanto lo carico dopo. Adesso incarto il regalo di Max. Ma spegnerò la videocamera perché lui non lo deve sapere, è un segreto. Poi ve lo farò. Cioè, io pensavo per un rotolo, guarda quanta carta ci sta. Mamma mia, è tantissima. Ah, è cioè, poca. Quello che sei. E che carta ha, Nancy? Non mi fa niente. Cioè, non abbiamo altre carte. No, si dimma solo la carta igienica. Questo ve lo posso far vedere, ho preso questo qua per Max, guardate com'è bello, mi manciando lo shabby chic e c'è scritto ti amo, invece del solito bigliettino ho preso questo, lo mettiamo vicino al comodino. Ecco, abbiamo pulito, lei si è anche spazzato, è vero? Ecco qua, questa è la cucina vuota. Che tra poco sarà piena, che bello! Non vediamo l'ora! È piccolina piccolina, però è molto graziosa la cucina che ho fatto, non vedo l'ora di farvela vedere. Ho messo pure questo specchio nuovo, anche questo qua, vi ricordate? Ve l'avevo fatto vedere, l'ha fatto mio padre, tutto un po' questo effetto shabby chic così. È bellissima la mia cucina shabby chic. Tra poco ve la faccio vedere. Madonna, c'è un casino tremendo. Sono giorni tremendi, infernali. Però tra poco ve la faccio vedere. Ciao Pachito. Che vuoi? Accendi la luce, non si vede niente. A sorpresa. Ta-da-da-da. Che cos'è questo? Che cos'è questo oggetto infernale? È un regalo che mi avete fatto per Natale. La lavatrice. Non mi conviene tanto, ma sto regalo. Io portavo i panni a casa di mia mamma. Uffa, ma io non lo so neanche usare. Oh. Ma se te la regalo a te, te la presto a te. Ma oggi non è ancora Natale, già è Natale. Ma è brutta, mia mamma è venuta, ha buttato tutto. E che hai fatto qua? Non ho capito cosa c'è. Ah, così stava. Così stava. Così stava cosa? Ti arrabbiare, mamma, che cosa hai fatto? Non capisco, stiamo nel bagno. Ha detto io ho messo tutto a posto e ti ho lavato tutto. Hai messo tutto a posto. Che bello, mamma, grazie. E poi non è andiamo a vedere. Vabbè, poi vi faccio l'home tour, vi faccio vedere bene. Oh, è fatta diventare stupenda questa camera. Che bello. Tutto dentro i mobili. Che bello. Ma no, ma come è sistemato benissimo qua dentro. Ho comprato anche due lenzuola. Ancora? Non c'è quante lenzuola mi hai regalato. Ma come è bella sta stanza. Mettete un pollice in su
se volete il mio room tour, il mio home tour, capisci? Perché se vado le scarpe ancora, perché le scarpe all'ingresso sembra brutto. Sembra allora brutto. Voi salite qua sopra, vi togliete le scarpe qua dentro, mettete le pantofole e scendete giù. La mamma è sembra mamma. Il forno è bellissimo. Oddio, c'è un macello qua dentro, no vabbè, meglio che non vi faccio vedere. Ma tra un po' sarà tutto bellissimo. Yeah. Ecco qua, cookie. Ho preparato per tutti pausa pranzo, rotelle al pomodoro e uovo casards. Tieni Paquito, non ce la fa più, vuole mangiare. Guardate come sono brava. Ti piace? Wow. Io adoro questo tipo di pasta. Non so se voi vi piace. Le rotelle con la salsa mi piace troppo. Sono fumanti, come sono? Buon appetito! Come sono, Max? Se non se ne uno non mangio. Ma come su? Buoni. Che è, Paquito? Ti piacciono? Troppo buone! Già hai assaggiato! No. Vai sulla fiducia, diciamo, ci capite? Già assaggiato. Dici, come su? Freddi. Leggeri. No, speciale. Mamma, ma si scema proprio. Come leggeri? Adesso metto una bella spolverata di pecorino, brava. Adesso metto io pure pecorino, sale, pepe e parmigiano. Vlogmas! Vlogmas! È arrivata la cucina! Hanno montato la cucina finalmente! Dopo tante ore di lavoro, finalmente la nostra cucina è qui! Guardate com'è bella! Sta ancora tutta sotto sopra, ma qua c'è la nostra casa. Oddio, è un delirio! Oddio mio, Max, cosa ci aspetta? Ma decidi a sistemare tutto ciò! Oddio, c'è un marasma! Cioè, non è più una casa, è un manicomio. Comunque, volevo far vedere un po' questa cucinella, com'è bella. Max, si può affacciare un po' con la luce? No. Come no? E non si vede qua, vogliamo far vedere la cucina. Non ci sa la luce, non vedi? Vlog Max! Guardate Max com'è bravo. Vabbè, la cucina non è che l'ha montata lui, però lui sta mettendo qua sopra il lampadario. Troppo carino, ovviamente shabby chic, lampadario shabby chic. E quindi mo sta mettendo il lampadario, poi dopo deve attaccare il gas. E mo che mette la luce ve la faccio vedere, perché è una cucina troppo carina che ho scelto io. Tutta scelta io, l'ho fatta proprio shabby chic, bellissima e troppo carina. E sono troppo felice perché è proprio come la volevo io. E volevo dire a tutte le ragazze che mi seguono che quando vi scegliete il fidanzato non lo dovete prendere bello, con i muscoli, tutte queste cose qua, o meglio, vabbè, se ci sono anche queste cose qua, va bene, ben vengano, però prendetelo che sa fare tutti questi lavori, vedete? Perché se un fidanzato non sa fare tutte queste cose, voi dovete cambiare l'elettricista, l'idraulico, quello che aggiusta quello che aggiusta quell'altro. Invece vedete? Quando sanno fare tutto come Max, che sa fare tutto, e allora siete salve, vero Max? Sì. Evviva Max, evviva il vlog Max! Non mi ricordo se vi ho detto che ho comprato altre di queste lucine, di queste stelline, come c'erano sopra, le ho messe anche sotto, e poi sono comparsi dei regalini qua, guardate che belli! Un pollice in su per Max che sa fare tutto, sì. Sa fare tutto! Non è vero, non lo pensavo. Sì, è vero, sai fare tutto. Ma così non va la bocca. No, tutto sai fare, non c'è una cosa che non sai. Sei pure carico un po' scaletto, vedi? Ecco. Ma com'è bello sul lampadario, facciamo la prova del 9, accendiamo. Max, posso accendere? O è pericoloso, non è che mi muori. Vado? Vai. Puh! Facciamo la prova. Ehi, Max, schiocing! Nostro! Wow, tu sei una cosa eccezionale, che lampadina. Sono troppo felice, ragazzi, mi piace troppo. Poi fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se vi piace, se avete dei suggerimenti per me. Qua girerò tanti video, vlog, ma anche video di ricette per il mio secondo canale e anche ricette cosmetiche, insomma qualsiasi cosa. Quindi l'adoro tanto, a me piace tanto la cucina proprio come posto della casa. Vlog Max. No, voglio dire una cosa. No.
quella cosa che vi ho detto, ragazze, di tutte le fidanzate, è vera. Voglio pure. Dovete sapere che io adesso sono tornata da poco, sono stata fuori. Sono tornata. Tu stai fuori con la testa. Vabbè, a parte questo, che sono proprio nata fuori. Ho trovato, guardate, cioè adesso vi faccio vedere così, guardate, come una bacchetta magica. Ho trovato tutto messo a posto. Tutto che? Tutto il disordine che c'era qua fuori. Tutto messo a posto. Poi i quadretti, guardate quei quadretti, cioè questi quadretti appesi. Io guardo tutto quello che hai fatto. Tutto ho visto. Il tappeto, ha messo il tappeto, ha messo tutto a posto. È vero? E guardate perfino cosa ha fatto. Ha appeso quelle luci, queste lucine. Eccole, queste lucine ha appeso sulle scale. Che io le volevo da tanto tanto tempo. Però ne dobbiamo mettere un'altra filera giù, perché solo sopra stanno anche giù le di... Guarda, guarda che belle. Troppo, troppo bello, bravo. Ma perché hai fatto tutte queste cose? Io poi mi preoccupo. Forse hai fatto il cattivo, perciò hai fatto queste cose. Uffa. dai. Che vuoi? Poi le ragazze non ti vogliono bene più se tu fai queste cose cattive. Ma che mi stai sullo stomaco. Oh, comunque ho mangiato tanto. Lo sai che alla fine ho mangiato un sacco di cose, anche la pizza. Sì, sì. Bravo. E tu che hai mangiato? La pizza. Anche tu, mamma mia. Facendo il poso la fa. E dai, non dire così. Posso tua mamma vede il video, dice che io non ti se faccio. Lo vedo, non se lo vedo. Dice che io non ti faccio mangiare. Ma venne Irene, disse zio. Mi fa male la schiena, mi fai un massaggio. Ti spese in giro. Ciao Irene. Acchiappate. Va bene, noi vi mandiamo un bacio grande, è stata una giornata super super stancante, però bellissima, è vero Max? Una giornata shabby chic. E quindi adesso ci pigliamo una bella tisanina, tu la vuoi? No, mi pigli il pullman e me ne vado a letto. Ah, pensavo che veniva a casa. Va bene, vi mandiamo un bacio grande, pollice in super Max, è vero Max? E ci vediamo domani con un nuovo Vlogmax. E domani vi faremo tutta la cosa di Natale. E vi faremo vedere anche una giornata speciale, particolare, perché ve lo scoprirete perché. E vi farò vedere tutto, tutto questo qua, tutto sistemato, tutta la mia cucina, come è diventata bellissima. Ecco questo sbadiglio, vi saluto. Lo sai, nella macchina, mentre che venivo, ho sentito quella canzone, com'era bella, faceva così. Come si chiama? Che ne so io. Non vorrei tanto sentire. Cercala su internet. E come scrivo? Mi piacerebbe sentirla e ballarla assieme a te. Ballarla, sì. Stai fuori. Sì, ciao. Ciao. Muah. Ciao. Ci vediamo domani con un nuovo vlog. Max. Vlog Max. Ciao.